Salve a tutti, questo è il mio primo video parlato, non ne avevo ancora avuto il coraggio e volevo mostrarvi come stendo il gel e non potevo fare a meno di parlare perché insomma dovete un po', volevo farmi conoscere, insomma, questa è la mia stesura, cerco di fare dei video abbastanza corti, non ho messo la velocità perché volevo farvi vedere come stendo il gel. Questo è un gel monofasico autolivellante, è bellissimo da stendere, della Michelle, non brucia, catalizza in 60 secondi. Mi sono sporcato un dito. In 60 secondi io scarico una pallina di prodotto. Questo è un refill perché sotto c'era già la ricostruzione ed era quasi perfetta, tranne il mignolino che ho rifatto, come vedete. E poi con un pennellino sottile lo vado ad allungare fino alla punta. È talmente bello che se ci perdessi un po' più di tempo nel rovesciare il dito, presumo che non servirebbe la limatura. Ma io devo dire che la limatura è una cosa che a me piace moltissimo. Io ho cercato di prendere le riprese più belle perché ogni tanto andavo anche fuori camera e queste sono le più belle. Questo è il pollice, sempre la pallina, lo stendo con il pennello fino alla punta, attendo un attimo che si livelli e poi vado in lampada a 60 secondi. Ecco qui, sono già passata la limatura. Questo gel è bellissimo perché la limatura è quasi, si può anche benissimo non fare volendo, però io lo faccio perché mi piace, proprio in questo momento io di limatura. A me piace tantissimo e godo quando faccio la limatura. È molto facile, io uso una lima, è della Robin Hills, sono anni ormai che uso questa lima, sono abituata con questa, ho provato anche a cambiare, ne ho moltissimi altri tipi, però con questa do forma alle mie unghie come voglio io, nel mio modo di vedere la bellezza delle unghie, insomma. Vedete com'è facile da limare, cerco di essere precisa nel bordo cuticole perché il colore deve arrivare fino proprio alle cuticole, così mi hanno insegnato. E abbasso un po' la punta, cerco che non ci siano solchi, tipo su questa unghia magari un solchetto c'è, allora vado a limare. Però il gel per sé è già perfetto, dura tantissimo, io lo trovo proprio un bel prodotto. La linea Michelle ne ha fatti anche di nuovi, anche quelli molto belli, sto usando anche quelli, hanno fatto dei cover con dei colori bellissimi, ma vi farò magari un altro tutorial, si dice tutorial. E questa è la mia limatura. Molto veloce. Vedete? Molto facile, io ogni tanto questa lima è un 100-180 dove occorre giro con la lima 180 e dove vedo che non serve giro la linea a 100. Ho detto l'incontrario, ma insomma è così. Benissimo. Sempre il bordo cuticole, la precisione specialmente sul bordo cuticole, laterali. E la punta che deve essere molto bassa. Se la bombatura è sufficientemente alta, la punta può essere sottilissima. Questo è un gel bellissimo, non si toglie, non si. È proprio un bel gel. Era da tanto tempo che non trovavo un bel gel così. Questo video che vi faccio è anche per farvi vedere un po' come lavoro, sicché l'ho lasciato proprio in senza velocità, come lavoro io, come muovo la mia lima e com'è sto metodo del foil che tanti fanno fatica a mettere sto foil, ma con il nuovo gel foil che sempre della Michelle, 30 secondi lampada, posso dirvi mi ha veramente illuminato. Una volta il foil si prendeva, c'erano mille colle, non veniva mai fuori, ne avevo una cassetta di questi rotolini di foil, ma non si poteva mai. Ho provato 3.000 marche, ma questo della Michelle 30 secondi è una cosa favolosa. Continuo con la mia limatura, ma se io parlo però la musica non la sentite, allora vi lascio un po' di musichetta e vi lascio alla limatura.
La musichetta l'ho tolta perché mi dava sui nervi, sì che preferisco un video parlato che non sentire sta musica che non riuscivo ad abbassare, mi dava sui nervi. Continuo a limare e vi lascio con la limatura quasi finito. Mi sono accorta che anche se stacco l'audio, la musica sotto c'è sempre, sì che è la stessa cosa. La musica non riesco ad abbassarla, imparerò con questa nuova app. Sono qui che me la rido da sola perché se magari guardo un altro video di qualche youtuber, a questo punto dovrei dire: ragazzi, se vi piace il mio canale, iscrivetevi. Mettetemi un like, se avete qualcosa da dirmi, mandatemi un messaggio. Di sicuro non vi posso dire, ve lo scrivo in info box perché non ho capito ancora niente di che cosa si tratti. E andiamo avanti. Allora, questa è la stesura di dove metterò il foil. Il foil, che abbiamo scelto ha uno sfondo blu. È tutto coprente, i foil quelli tutti coprenti sono un po' più difficili da dare, cioè da attaccare, scusate, perché non è proprio così facile. I foil quelli più facili sono quelli a sfondo trasparente, perché mettendo un gel colorato dove magari si va a sbagliare o la pellicolina non attacca proprio perfettamente, diciamo si aggiusta meglio il tiro. Io sto usando un gel blu della Trebosi, è un art gel equivale a un fast della Passione Unghie. La mia amica fa il medio e il pollice sempre decorato. Questa volta abbiamo scelto foil. Catalizza, io lo faccio catalizzare 10 secondi, 10-15 secondi in lampada, poi lo tiro fuori. Ha una copresa che basta una sola passata, molto sottile, se no fa fatica a catalizzare perché è molto molto coprente. Scusate, mi era venuta la tosse. Stendo molto sottile, sto attenta ad arrivare molto in alto, ma ho questo pennello favoloso, non mi ricordo che marca è, non ve lo posso dire. Arriva proprio dove voglio io. Bisogna stare attenti a non uscire perché questi colori molto pigmentati, se sporcate le cuticole, poi dovete andare a pulire con un pennellino e dell'acetone perché non si toglie, è veramente tosto. Guardo la punta, se si dilatta bene. Vado in lampada 10-15 secondi. La ripasso sempre per essere sicura. Ecco qua, questo è l'altro pollicione. Ho cercato di mettervi tutte e quattro le dita per vedere anche come mi muovo col pennello. Io quando guardo un video che fanno insomma le ragazze quando stendono il colore, la cosa che mi piace di più è vedere come una tiene il pennello e come si muove. Allora io ho cercato di mettere il mio modo di stendere e di tenere il pennello. Spero vi piaccia il mio video, fatemelo sapere se ho qualche difetto, se devo cambiare qualcosa. La voce purtroppo non posso cambiarla, io quando mi sento mi vengono i brividi giù per la schiena. Sono veneziana, magari qualcuno l'avrà già capito. Insomma, io questo ditino l'ho quasi finito, puntina, guardo sempre. E l'altro pollicione. Vedete questo colore? Cioè, questo colore è fantastico. Non è da molto tempo che la Trebosi ha fatto i colori paint, diciamo, quelli autosigillanti, e ne ha fatto proprio di belli, sono dei bei colori coprenti, non costano poco, però a differenza di altri, questi sono 10 ml a barattolino. Scusate, ho la tosse, ma non stoppo, se no non mi piaccio più, voglio essere naturale come sono. Allora, facciamo sempre questa copertura gel. Vedete questo pennello com'è morbido. Non vorrei dirmi che questo è della Caterina Brandowska. Adesso scusate il mio inglese, che non ho studiato inglese ma francese. E deve essere della Caterina Brandowska, che ho fatto un corso con lei.
pulisco, vediamo se riesco a pulire bene perfettamente. In questo passaggio, forse ho sbagliato il taglio. Ah, no, 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 scusate, sto facendo giusto perché, scusate, ho passato il gel foil della Michelle, catalizzato 30 secondi, appiccicato la pellicola. Va stesa molto bene, io premo molto col pollicione a riguardo e premendo e strofinando si attacca bene. L'unghia della mia amica è molto, ha una curva molto, una curva C, diciamo, molto, una bella unghia, però se sono molto curvate a C, io faccio dei taglietti nella cartina, eccolo qua il gel, vedete, nella mia composizione ho messo prima l'altro dito e poi questo, ma perdonate, diventerò più brava. Sempre una passatina di questo gel foil, né troppo poco né troppo tanto, si deve vedere, è autolivellante. 30 secondi in lampada e poi ci attaccate il foil. Io devo fare il video con la voce mi va via, è la paura. Ma non importa, vedete che ho fatto i taglietti tanto perché così aderisce meglio. Vedete? Abbasso con l'unghia. Scusatemi. Vedete? Qui ho fatto il taglietto, però ho visto che si sormontava e non aderiva bene e ho tagliato come una sarta fa quando deve fare le cuciture rotonde. Guardo sempre che sia attaccato bene, qui si sormontava il foil, attacco bene, strofino bene e il foil quando è attaccato bene il foglietto si toglie da solo. Vedete che già dall'altra parte si sta togliendo, ci vuole solo un po' di pazienza e il foil si toglie. Guardate bene sempre, eccolo qua. Perfetto. Dopo di aver applicato il foil, la mia tecnica, perché il foil è sempre qualcosa aggiunto sopra il gel, qua, a volte cioè, per esperienza poi si sbecca, si toglie diciamo, il sigillante, anche se mi sono trovata bene con l'acqua gloss di Passione Unghie. Per esperienza personale, una passatina di monofasico, sempre questo della Michelle, io sopra il foil o un water decal, quello che è, glielo do sempre, steso proprio finemente, passo in lampada 60 secondi. Dopo di aver fatto quel passaggio, passo col gloss e vado in lampada, questo è sempre della Michelle, senza dispersione, vado in lampada 60 secondi. Ecco qua. Gloss ed passiamo al colore che abbiamo fatto l'abbinamento con i fiorellini azzurri che c'erano nel foil. Questo è il colore Ischia di Passione Unghie. Anche questo è un buon prodotto, copre bene, deve essere della linea classica, adesso non mi ricordo. Però l'ho steso due volte, voi nel video lo vedete una volta, ma io la prima passata la faccio così, come vedete, poi una passatina leggera la rifaccio. Faccio tutte le unghie, ho lasciato sempre il video a velocità naturale, così vedete come tengo il pennello, come lavoro. Io spero di ricevere qualche messaggino buono, non un messaggino cattivo. Io non voglio insegnare niente a nessuno, questa è la mia passione. Io mi farei le unghie tutti i giorni, se ho un'oretta di tempo mi siedo e mi rifaccio il colore. Ho già pubblicato il video della Befana, se non l'avete visto, sono in Instagram e sono Vicky Top Nails, se volete vedermi. E ho fatto il video della Befana che praticamente ha qualche giorno, ma oggi sono già in refill. Vedete che bel colore, si abbina bene a quel foil che abbiamo fatto. Vado bene vicino alle cuticole. Ogni prodotto comunque ha il suo pennello. Questo pennello per questi colori va benissimo.
punta arrotondata, è una setola sintetica, si allarga, toglie il colore quando c'è da toglierlo, se lo lascio lì ne applico di più. Bene, abbiamo fatto anche questa. Io qui non ho più il video del top, me lo sarò mangiato a colazione. Sto mettendo l'olio nelle cuticole, come faccio sempre a fine lavoro. Io vi ringrazio tanto, spero vi sia piaciuto, specialmente la mia voce. E vi do un arrivederci al prossimo video. Se vi è piaciuto, mettetevi un like e iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio tanto, un grosso bacione. Ciao ciao!